Oggi parleremo di una collezione particolare, tra quelle raccolte al Castello del Buon Consiglio, una collezione che in qualche modo potremmo definire segreta, perché è in genere non visibile dal grande pubblico. I manoscritti e i codici miniati, che sono appunto l'oggetto di questa breve spiegazione, sono infatti degli oggetti molto delicati e allo stesso tempo molto interessanti, perché testimoniano l'evoluzione della biblioteca dei principi vescovi. I codici che hanno fatto parte della biblioteca vescovile sono conservati oggi nella sala codici e purtroppo sono solo una piccola testimonianza della ricchezza originaria della biblioteca, che nel momento del suo massimo splendore, all'epoca di Bernardo Clès, contava all'incirca 1000 volumi. La cospicua raccolta libraria dei principi vescovi subì purtroppo nel corso dei secoli diverse dispersioni. La più grave risale sicuramente all'inizio del 1800, quando con la secolarizzazione del Principato Vescovile i codici rimasti in castello furono prelevati e portati a Vienna. È importante ricordare come, probabilmente grazie a una consapevolezza dell'importanza di questi codici librari, essi fossero stati nascosti all'interno di una stanza segreta nella Torre d'Augusto. Ed è proprio qui, nel 1805, che li reperì l'archivista di corte Gassler, inviato a Trento dall'imperatore Francesco II, proprio per recuperare i documenti del Principato appena secolarizzato. Solo uno dei manoscritti conservati in castello è attualmente esposto nel percorso espositivo. Si tratta del Sacramentario Gregoriano, che è uno dei pezzi, anche simbolicamente, più importanti delle collezioni vescovili. Il Sacramentario Gregoriano è uno dei pezzi più antichi posseduti dalla Diocesi di Trento. Sappiamo infatti che faceva parte delle raccolte del Capitolo del Duomo già all'epoca di Federico Vanga. È stato prodotto nel IX secolo, anche se la legatura che vediamo ora non è quella originale, ma è stata sostituita nel XVI secolo, riadattando una formella di avorio che probabilmente era un dittico carolingio che è stato appunto smembrato e utilizzato come copertina, anche per l'attinenza del soggetto che raffigura probabilmente un evangelista nell'atto di scrivere con la penna e il libro. Oltre che documentaria, l'importanza del manoscritto è però simbolica, perché il Sacramentario, insieme ad altri 66 volumi asportati da Trento e portati a Vienna, è diventato il vero e proprio simbolo della riconquista di questi manoscritti. E Giuseppe Gerola, nel 1919, fu incaricato di recarsi a Vienna proprio per il recupero di questi preziosi documenti. Uscì vittorioso appunto dalle trattative e rientrò a Trento riportando questi codici. Capiamo l'importanza di questo recupero anche da una foto conservata in castello di Giuseppe Gerola, che mostra appunto con soddisfazione e con fierezza proprio il Sacramentario Gregoriano tenuto sotto il braccio. Proprio il Sacramentario Gregoriano fu scelto da Gerola insieme ad altre rarità bibliografiche per essere esposto all'epoca dell'inaugurazione del museo nel 1924. L'Evangeliario purpureo è un rarissimo codice prodotto in Africa settentrionale tra la fine del V secolo e l'inizio del VI, che ha viaggiato molto prima di arrivare a Trento mutilo di alcune carte. La preziosità di questo manoscritto, da cui deriva anche il suo nome, è il fatto che ogni foglio di pergamena, prima di essere vergato con lettere d'oro e d'argento, veniva immerso in una soluzione di color rosso porpora. I codici raccolti dai principi vescovi nei primi secoli del Principato erano utilizzati soprattutto per uso personale o addirittura donati come
doni preziosi. Il primo che iniziò a sistematizzare la biblioteca con un punto di vista appunto da bibliotecario fu il principe vescovo Giovanni Inderbach, che alla fine del 1400 non si limitò a sistemare le raccolte ereditate dai suoi predecessori, ma iniziò un'accurata campagna di acquisti di manoscritti. Nella biblioteca di un colto umanista non potevano mancare alcuni testi fondamentali, tra cui quelli dei giuristi, dei padri della Chiesa e dei più grandi pensatori dell'antichità. Il caso del De Officiis Ministrorum di Sant'Ambrogio è uno dei più curiosi, perché in una nota sulla prima carta del volume Giovanni Inderbach testimonia proprio il momento dell'acquisto del volume, acquistato nel 1466 presso un libraio in Campo dei Fiori a Roma. Il manoscritto è impreziosito da un bellissimo frontespizio a bianchi girari, dove rimane vuoto la parte per lo stemma, che, come era consueto in questo tipo di manoscritti, poteva anche essere completata a posteriori una volta avvenuto l'acquisto. Quella dei bianchi girari è una decorazione tipica del periodo di passaggio tra la tradizione medievale dei manoscritti e quella invece dei codici a stampa, e era particolarmente apprezzata nei circoli umanistici dell'epoca. Il coltissimo principe vescovo Giovanni Inderbach, che aveva studiato a Padova, intratteneva rapporti anche con le altre università italiane dell'epoca. In particolare proviene da Bologna, che insieme a Padova era il maggiore centro di produzione di manoscritti miniati dell'epoca medievale, la bellissima Bibbia Sacra di fine 1200. Realizzata nel cosiddetto primo stile bolognese, che a sua volta prende ispirazione dalle Bibbie gotiche francesi. In questo caso vediamo una bellissima lettera incipitaria posta all'inizio della Genesi, dove nei tondi vengono raffigurati diversi momenti della creazione fino ad arrivare alla crocifissione di Cristo. E le scene sacre, come capita appunto nelle Bibbie francesi, vengono intramezzate da drollerie e decorazioni vegetali o animali fantastici. I manoscritti miniati più pregevoli da un punto di vista storico-artistico rimangono ancora al Castello del Buon Consiglio e sono oggi consultabili solo su richiesta per motivi di studio.